assolutamente rompere la progressione di Adamo che impazzisce, che per carità, insomma, rovinerei proprio il mood di questo brano. Al telefono c'è l'autore di questa scelta, Massimo Carlotto. Buongiorno. Buongiorno. E Massimo, come ti ho detto prima fuori onda, al telefono è arrivato puntuale il messaggio di mia madre, ascoltatrice di Radio Elettrica, che mi dice: ah, questa è una canzone della mia giovinezza e mi piaceva tanto. Esatto, infatti ci avrei potuto anche puntare della mia, anche della mia. Ci avrei puntato dei soldi su questa cosa. Grazie quindi per averla scelta, però oltre ad essere una canzone, insomma, evidentemente molto amata, è anche una canzone importante per il tuo romanzo E verrà un altro inverno. Diciamo che il Adamo è anche il nome di uno dei personaggi, anzi del figlio di uno dei personaggi, e proprio come, diciamo, ispirato da questa canzone, i suoi genitori, anzi ispirati da questa canzone, giusto? Sì, si sono conosciuti, no, la prima volta che si sono baciati stavano ballando al ritmo di questa canzone. Esatto. E poi qui la scelta di dare il nome Adamo al figlio, ma soprattutto c'è il ritornello La notte mi fa impazzire, mm-hmm, che disturba molto il nostro personaggio, non riesce a dimenticare questa canzone. Esatto. Allora, il libro in questione, appunto, si intitola E verrà un altro inverno, pubblicato da Rizzoli nella sua collana Nero Rizzoli, ed è una storia, ovviamente siamo sempre, insomma, nell'ambito tuo d'elezione, ovvero il noir, però anche questa volta, diciamo, mi hai sorpresa, non tanto per l'ambientazione, perché so che tu hai particolare dimestichezza con la provincia, cioè con queste storie, diciamo, che vanno un po' a ravanare nel torbido di alcuni ambienti provinciali, ma perché hai condotto la storia un po', appunto, in una maniera corale, cosa che avevo ritrovato per esempio anche nella Signora del Martedì, quindi il fatto di scegliere più voci, più punti di vista, ma in questo caso è proprio quasi come se fossimo noi stessi un personaggio all'interno del libro. Qual è stata la tua ispirazione questa volta? Ma l'ispirazione nasce da un fatto realmente accaduto circa 8 anni fa in una valle. C'è stato un caso simil manera, nel senso che il caso che mette in moto la storia è accaduto più o meno realmente. Io, sai, quando i romanzi poi maturano nel tempo, poco a poco che conosci il luogo, approfondisci la conoscenza, e però serviva un romanzo corale e circolare, corale perché erano necessari molti punti di vista, e quindi qui ci sono personaggi grandi e piccoli, importanti e meno importanti, che però esprimono tutti un punto di vista e lo raccontano al lettore, perché l'unico che conosce la verità è il lettore. Esatto. Anche se ogni tanto viene depistato da improvvisi colpi di scena, però è l'unico detentore della verità. E, è una storia, leggevo in una tua intervista, che tu dicevi che è una storia che ruota molto attorno al tema del potere, di come il potere, diciamo, viene amministrato, invidiato, ricercato. Come mai hai scelto questo tema? Perché noi viviamo in un paese dove le diversità di potere dal punto di vista di classe sono molto marcate. Per esempio, in queste zone, in queste valli, questo nord non ben definito, esistono i maggiorenti, le grandi famiglie che governano su tutto, su qualsiasi cosa. Governano la politica, la finanza, l'imprenditoria, governano tutto. Ed è una società tipica degli anni 60, perché sono società modernissime dal punto di vista imprenditoriale, perché possono fare concorrenza a tutto il mondo. Dal punto di vista sociale sono ferme agli anni 60. Quindi un paese con velocità diverse di progresso. E questa velocità mi ha interessato molto da raccontare, perché sembra veramente di ritornare nel passato, ed è come sempre una questione di potere, sesso e denaro. È anche molto una questione di pregiudizio, di giudizio in generale, del se ce l'ho io non ce lo devi avere tu, oppure se ce l'hai tu voglio rubartelo, no? Questa, un po' il potere, ma anche in generale la condizione sociale, l'immagine, come anche quello che gli altri pensano, no? I ruoli, soprattutto in una situazione provinciale di paese, sappiamo, insomma, chiunque ha avuto una piccola esperienza di paese sa che come si appare è importante, è quasi, equivale quasi a come si è, no? Di fronte agli altri.
certo, perché in quei tipo di paesi il pettegolezzo è una forma di controllo sociale, perché obbliga le persone a muoversi, ad agire in un determinato modo, perché se diventano oggetto di pettegolezzo rischiano di essere fulminate dal paese, di essere escluse. Certo. E quindi si comportano in un determinato modo, e questo però determina una falsità generale di relazioni che in questo romanzo sono ben definite, perché tutto è falso, serve mm-hmm. solo ad apparire in nome di cosa, poi che i maggiorenti mantengono il potere e gli altri vogliono solo entrare nelle grazie dei maggiorenti. E in tutto questo poi si muove questa figura, no? Che è un po' quasi una scheggia impazzita, insomma, un qualcuno, insomma, che non ovviamente non possiamo dire niente, va bene, ok? Che è Manlio, no? Immagino che sia un personaggio che ti ha anche molto divertito costruire, nelle sue dettagli, nelle sue manie. È un personaggio molto complesso, Manlio, perché ha molte facce durante nella narrazione, mostra tutte, ma è soprattutto un personaggio che alle spalle ha un grande dolore, che nel suo pensiero diventa una sorta di forma di autoassoluzione, pensa mm-hmm. che tutti gli debbano qualcosa. Esatto. E questo è il suo grande errore, forse. Assolutamente. C'è anche, secondo me, un tema che ho trovato molto, molto interessante, un po' sotto traccia, ma c'è, che è quello del lavoro. Perché ci sono appunto due personaggi che sono da poco disoccupati, un po' spiantati, che sono alla ricerca. Il lavoro diventa quasi una merce di scambio. E qua, secondo me, tu hai colto uno dei maggiori problemi di questo paese, che è proprio il lavoro, cioè anche la ricollocazione dopo un periodo complicato, che è tuttora in corso in realtà. Eh sì, il lavoro, perché il fatto di essere passati da una società contadina a una società industriale in una mm-hmm. valle così piccola ha determinato grandi sconvolgimenti. Certo. E anche una forma di comportamento dal punto di vista della manodopera che è legata alla valle. Quindi se uno esce, è costretto ad andare a emigrare, anche se esce e ritorna la sera, esce dalla valle e poi torna a casa la sera, è considerato uno sfigato, uno sconfitto. E quindi va all'indice dal punto di vista sociale, quindi è tutto all'interno della valle, e quindi gli stessi lavoratori, gli stessi dipendenti, che comunque soffrono una situazione comunque di mercato del lavoro piuttosto pesante, si devono asservire a questo tipo di logica. Mm-hmm. Certo, e anche diciamo il lavoro diventa un po', anzi la mancanza di lavoro diventa anche una giustificazione per dei modi di comportarsi e anche per forse uno stato diciamo di perdita di punti di riferimento, insomma abbastanza, secondo me abbastanza diciamo specchio, no, del paese in questo momento, a prescindere dal discorso della provincia o della città, ecco. La gente non ammette più il fallimento dal punto di vista esistenziale, cioè sì. nel senso di non essere, di non riuscire a raggiungere quegli obiettivi che si era data. Mm-hmm. E quindi è una sorta di marchio. Sì, esatto, assolutamente. Sulle persone. E allora in questo caso il crimine diventa una scusa, mm-hmm. una sorta di scorciatoia per esaudire i propri desideri. C'è anche un altro elemento che secondo me poi in realtà è abbastanza, anche diciamo che ritorna, no, nella tua scrittura, che è quello delle donne, che in questo libro in particolare sono particolarmente fattive, cioè sono un po' il motore, no, nascosto, ma quello che poi alla fine risolve le situazioni, che poi è così a volte anche nella realtà, no? È proprio nella realtà, le donne sono le uniche che hanno un minimo di senso del futuro. Eh sì. E quindi lo dimostrano sempre, sono in grado di risolvere i problemi, ma anche di imporsi e assumere il potere su maschi che sono profondamente, voglio dire, falliti, dal punto di vista esistenziale, nel senso che non sono nemmeno utili a risolvere esatto. i problemi.
Esatto. A volte insomma che creano ma che non sanno gestire, questo mi è sembrato. E, invece un'ultima domanda riguarda un po' la colonna sonora, no? Tu stai molto attento alle scelte musicali che finiscono nei tuoi libri, perché appunto c'è la serie dell'Alligatore che ha questo filo conduttore che è il blues, perché appunto lui è un grande conoscitore delle donne, soprattutto del blues. E poi invece ci sono altri romanzi in cui riemerge volta per volta la musica italiana o la musica straniera. In questo devo dire che hai fatto proprio insomma, delle scelte specifiche sulla musica italiana, qualcosa degli anni 60, c'è Anima Mia pure di mezzo e c'è poi anche la prossima scelta. Tu ci pensi proprio prima o sono i personaggi che ti suggeriscono un po' la loro colonna sonora? No, ci penso prima. Ah. Lì ho indagato su che musica si ascolta in valle. Ho scoperto che la trasmissione più seguita nella radio locale è quella delle dediche. Ecco, sì, un grande classico. Quindi lì l'ho ascoltata 2 o 3 volte e ho trovato questi brani che mi sembravano particolarmente adatti. È vero, è vero. Le dediche, è vero, hanno grande successo sempre, insomma, soprattutto in un contesto provinciale, perché uno si sente il proprio nome, no? Cioè sente che uno lo sta considerando, sono una forma di considerazione secondo me. E conosce gli altri, esatto. Conosce anche gli altri nomi. Esatto, e poi potresti finire ad essere un destinatario di dedica che vuoi mettere, no? Nella vita, è una cosa fondamentale. Grazie mille Massimo Carlotto, e Verrà un altro inverno, pubblicato da Rizzoli. La seconda scelta è proprio presa dal mondo delle dediche, secondo me Vasco Rossi forse è uno dei più dedicati in assoluto nelle radio locali, credo. Tu che l'hai ascoltata e me lo puoi confermare? Sì, l'ho proprio scelta perché è una dedica, cioè io metto nel romanzo per un amico che non c'è più, sì. E l'ho copiata pari pari dalla dedica che ho sentito, esatto. No? Questa è perfetta per il mio romanzo. Esatto. Grazie mille Massimo, a presto. Grazie a te. Ciao, presto. Ciao.